Il mito greco racconta che vi erano due fratelli. Uno era curioso e imprudente. Si chiamava Epimeteo, cioè colui che riflette dopo. L'altro fratello, invece, era molto ingegnoso e saggio. Si chiamava Prometeo, colui che riflette prima. Un giorno il dio Vulcano offrì a Prometeo una bellissima donna di nome Pandora che portava con sé un misterioso vaso. Prometeo, fiutando una fregatura, rifiutò il dono. Epimeteo, al contrario, non ci pensò due volte. Non solo sposò Pandora, ma aprì il vaso. Da esso uscirono tutti i mali del mondo. Un'altra volta Epimeteo ebbe dal dio l'ordine di distribuire ai vari esseri viventi tutto ciò di cui avevano bisogno per la loro sopravvivenza. Epimeteo, sempre impulsivo, cominciò a distribuire allegramente di qua e di là. Quando arrivò all'uomo, si accorse che non aveva più nulla. Per fortuna intervenne l'astuto e riflessivo fratello Prometeo, che rubò il fuoco agli dèi e lo passò all'uomo. Così rimediò alla stupidità del fratello, regalando all'umanità il mezzo più utile per trasformare le cose. Il fuoco, appunto. Quanta ragione aveva il grandissimo scrittore tedesco Wolfgang Goethe. Disse: non c'è niente di più pericoloso d'un'ignoranza attiva.